Infrastruttura, trentesima edizione per la terza volta, Casa a tutti i costi, che è giunta la sesta stagione, e qui a seguire questa grande fiera. Ho dato un po' i numeri, ma sono numeri importanti. Ma certo, sempre numeri importanti, tra l'altro nuovi stand, nuove opportunità. Sì, oggettivamente noi quest'anno vedremo degli stand molto interessanti, nuovi amici che incontreremo. Incontreremo però anche qualche amico già avuto con noi nelle scorse edizioni, e quindi sarà l'occasione per rinfrescare la memoria e magari anche il palato, non lo so, vediamo. Gianmaria Bosco, siamo qui all'Oval Restruttura perché voi avete studiato un progetto innovativo straordinario. Esatto, nuovo. Vogliamo sapere di che cosa si tratta. Allora, unico al mondo innanzitutto, brevettato in Italia, e si tratta di un sistema che agevola la salita, la discesa delle scale a delle persone con difficoltà motorie. Questo è un po' quanto. Quindi è un sistema innovativo per aiutare un po' tutti, le persone magari meno giovani. Con difficoltà. Quindi, piccole difficoltà. Esatto. Ecco, vogliamo spiegare in che cosa si tratta? Si tratta di moduli, no? Che vengono montati su una scala esistente, quindi questa è un po' la peculiarità del sistema, quindi montati su una scala esistente, e hanno il compito, diciamo così, di sollevare o far scendere la persona al gradino successivo. Come potete vedere, la persona compie il movimento di salita camminando in piano, ecco là il trucchetto, no? Camminando in piano, quindi il sistema è assolutamente sicuro, viene la persona per poter comandare il gradino deve avere la mano sul mancorrente e premere un pulsantino che è sul mancorrente, quindi questo garantisce la sicurezza. C'è un indicatore luminoso che dà la possibilità, aiuta la persona nel compiere le operazioni, e c'è pure uno speaker che ti dà. Uno speaker che dice esattamente cosa fare. Esattamente. Comodissimo, non ci sono dubbi. Esattamente. Anche le persone che non sono magari preparate o non hanno confidenza con la tecnologia hanno la possibilità di utilizzarlo al meglio. Parli di tecnologia, bisogna anche dire che questo step può essere comandato da smartphone. C'è un'applicazione che si può vedere, quindi puoi tramite smartphone regolare la velocità, regolare la rampa di rallentamento, di arresto del coso, o la chiamata semplicemente del coso, questo quanto. Quindi insomma veramente molto molto funzionale, e tra l'altro parlavamo prima precedentemente, è sicuramente molto più pratico di un ascensore, ma anche meno costoso. Sì, è meno costoso di un ascensore, sono due cose diverse, è meno costoso di un ascensore sicuramente, può collocarsi dove l'ascensore non riesco a metterlo, perché ho problemi di spazio, ho problemi di magari se devo metterlo all'esterno, problemi di paesaggistica, quindi non ho le licenze adeguate per poterlo fare, questo si colloca in quella cosa. Bene, a questo punto grazie infinite Gianmaria Bosco, StetUp, per questa opportunità meravigliosa per tutti coloro che possono averne necessità. Grazie.
Andrea, bellissimi questi stand, ne ho visto uno in particolare, molto molto elegante, molto raffinato e molto chiaro, voglio proprio mostrartelo, eccolo qua. Allora, questo è un trucco, nel senso non vale, perché Palagina è uno dei nostri fornitori, come Fai Casa, noi nella ristrutturazione ovviamente ci occupiamo di tutto e nell'occuparci di tutto, quello ovviamente sta a dire anche di quelle pannellature esterne, come zanzariere o tende appunto ad esterne, sia oscuranti che quelle tipiche invernali. Poi Palagina è un'azienda leader nel settore e ha anche alcune novità, vi direi parliamone un attimo con loro direttamente, ti presento qualcuno così ti parlerà sicuramente meglio di me per tutto quello che loro fanno. Volentieri. Paolo Canepa, anche voi qui con un bellissimo stand della Palagina, volete dirci esattamente di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo, anzitutto buongiorno, della produzione di zanzariere e di tende tecniche sia in tessuto crystal che anche per protezione solare. Quindi dei prodotti molto utili nella vita quotidiana di molti appartamenti, ma anche di ville. Vogliamo vedere una dimostrazione. In questo prodotto vi facciamo vedere, per esempio, si integra la funzione di una tenda motorizzata per protezione solare a un sistema anche di zanzariera, quindi in un unico prodotto entrambe le soluzioni. Wow, bellissima tra l'altro! Molto funzionale ma anche pratica ed elegante. Certo, funzionale e soprattutto questo prodotto è stato concepito anche nel caso in cui siano presenti in casa per esempio bambini o piccoli animali, se c'è un impatto accidentale contro la rete il prodotto non subisce alcun danno ma rimane sempre perfettamente funzionale. Veramente veramente molto pratica. Ecco, voi avete anche altri tipi di zanzariere. Per esempio questo prodotto è molto adatto per quando si ha poco spazio a disposizione, quindi si cercano ingombri ridotti e si vuole montare comunque un sistema di protezione agli insetti. Anche questa molto molto elegante, sembra quasi un tessuto plissettato. Esatto, infatti questa è una zanzariera con un sistema plissé che integra appunto le funzioni di protezione e anche un'estetica particolare. Quindi praticità collegata anche con l'eleganza e la raffinatezza di un'abitazione particolare. Esatto, senza dimenticarsi che gli ingombri sono importanti perché alcune volte le finestre non ospitano sempre la possibilità di montare le zanzariere. Questo risolve questo tipo di problematiche. Paolo Canepa, abbiamo anche altre soluzioni molto particolari che avete ideato. Ad esempio? Questa tenda con un tessuto che viene chiamato crystal, adatta per la protezione contro gli agenti atmosferici, pioggia, vento, questa è una tenda certificata per un'alta resistenza al vento, quindi per le situazioni in cui ci si vuole proteggere appunto dagli agenti atmosferici. È dotata anche di un particolare sistema di aggancio automatico per poter avere il massimo della resistenza al vento, quindi molto efficace anche con le forti raffiche. Bellissima, sembra quasi una parete in cristallo, è incredibile, sembra un vetro, ma in realtà è un prodotto innovativo. È un prodotto innovativo, insomma, con cui noi abbiamo cercato di mettere il massimo della tecnologia per sviluppare la massima trasparenza con un'alta resistenza al vento per gli agenti atmosferici. Quindi è anche una soluzione ideale per attività commerciali esterne. Esatto, locali, ristoranti, pizzerie, tutti quelli che hanno bisogno di chiudere spazi per poter aumentare la propria superficie, diciamo, di lavoro, questo è un prodotto ideale per questo tipo di applicazioni. Quindi Deor o anche attici esterni per case molto particolari. Grazie infinite. A voi, grazie dell'invito. Thank you.
Adrian Dimensione Alpin. Ecco, vuoi dire esattamente qual è la vostra attività, che cosa fate di preciso? Allora, Dimensione Alpin si occupa di manutenzione condominiali e privati, seguiamo edilizia a 360 gradi e quindi siamo specializzati di più sulle facciate e tetti. Quindi ripristino, ristrutturazioni di facciate e tetti, però in un modo molto particolare, quindi senza ponteggi. Giusto, senza ponteggi perché utilizziamo le tecniche alpinistiche, quindi si lavora in doppia corda, in sicurezza, e siamo abbastanza rapidi e su qualità, abbiamo il personale molto specializzato con tanta esperienza nel campo edile. Bene, questa è un'ottima opportunità in quanto non avete quindi bisogno di mettere le impalcature, quindi velocità naturalmente nel lavoro, perché non avete bisogno né di impalcature né di permessi, e sicuramente anche una situazione più meno remunerativa, quindi meno costosa. Certo, meno costosa perché non ci sono i costi di ponteggi né delle piattaforme aeree e a volte né costi di occupazione solo pubblico, perché non ingombriamo i spazi dei terzi. Bene, questa è anche un'ottima opportunità per condomini, per chi ha bisogno di fare una ristrutturazione anche importante. Ecco, ma la domanda da farvi è anche questa. Vedo, voi siete degli atleti, siete bravissimi, complimenti. Però molti si chiedono, sì, ma la qualità del lavoro sarà un lavoro fatto bene oppure il fatto di non avere un ponteggio, quindi essere un po' in sospeso nel vuoto, non permette di avere un'ottima finitura? Riguardo alla qualità, è lo stesso del ponteggio, perché i ragazzi sono messi seduti a un seggiolino agganciato alle corde, quindi lavorano molto comodo e la qualità è massima. Bene, a questo punto non possiamo che ringraziarti, è importantissima questa opportunità, per cui velocità, risparmio e qualità del lavoro. Grazie Adrian. Grazie a voi. Pronto? Ciao Roberto! Come, cosa sto facendo? Sto leggendo Cronaca Qui. Certo, bisogna sempre essere informati. Inoltre sto anche cercando l'appartamento per registrare una nuova puntata. Tu sai che tutti i mercoledì c'è l'inserto Casa Qui, dove ci sono delle offerte immobiliari strepitose. E ti dirò di più, Roberto, avrei già trovato l'immobile per una nuova ripresa televisiva. Sì, sì, va bene, fidati per una volta, dai! Siamo qui con Lorenzo Saracco, approfittando del fresco che abbiamo all'esterno. Ci sono Roberto e Elvira che camminano negli stand godendosi il tepore, noi invece siamo qui a guardare i macchinari che abbiamo. Direi però, Lorenzo, racconta tu cosa stiamo facendo qua e cosa fate voi, soprattutto qua. Beh, noi sono 30 anni da quando è nata Restruttura a Torino, che facciamo ogni anno questo evento che per noi è molto importante nella zona dove noi operiamo. Siamo costruttori di allestimenti per veicoli industriali, lavoriamo con tutti i marchi e, come noterete, qui abbiamo un bellissimo allestimento venduto pochi giorni fa alla Via Lattea della Sestriere SPA, con una gru molto importante, una 320 quintali.
La nostra azienda è nata nel 1906, mi fa piacere ricordare con soddisfazione il percorso di innovazione che abbiamo fatto con i nostri clienti appunto dal 1906 ad oggi. Difatti siamo partiti con mio bisnonno e mio nonno che costruivano i carri, perché allora non esistevano i camion, poi sono arrivati i camion, mio papà ha trasformato l'azienda dalla costruzione di carri agli allestimenti per i veicoli industriali e abbiamo iniziato a fare questi ribaltabili per i veicoli industriali. E dopo sono nate negli anni 80 le gru, ci siamo innovati anche sulle gru per autocarri e oggi siamo arrivati a un prodotto di grande levatura. Siamo concessionari gru Ferrari, gru Palfinger, che sono delle gru leader nel mondo. Abbiamo una linea nostra, Saracco 1906, che ci ha dato moltissime soddisfazioni e speriamo nel futuro ancora di più. Il nostro motto della nostra azienda è: comunque vada, sarà un successo. Sempre qua all'esterno, siamo passati a pochi metri, siamo qui con Sandrone Piermario che con macchinari di una certa importanza, raccontaci tu che cosa fate qua. Questo è un macchinario innovativo, aspira qualsiasi materiale a profondità, a distanza o in altezza, non importa, e diciamo è molto utile per la velocità del lavoro, per i materiali che aspira, specialmente le macerie e roba del genere, e qualsiasi altro materiale, riducendo la fatica al minimo delle persone che devono fare il lavoro. Sandrone, quindi questo prodotto, questo macchinario diventa veramente interessante non solo per la grande impresa, ma al contrario anche per la piccola impresa? Certo, i piccoli artigiani, ristrutturazioni, addirittura anche privati, perché ci sono dei privati che a volte si fanno qualche lavoro, eccetera, e ci chiamano perché comunque per loro sarebbe ancora più complicato che l'impresario portare via le macerie. Noi arriviamo, le aspiriamo, le portiamo via. E fino a che altezza riusciamo quindi ad arrivare con questo? Arriviamo al decimo piano. Per impedimenti tecnici, perché la colonna che dobbiamo fare diventa difficile poi tenerla, potremmo anche andare oltre. E in profondità possiamo fare scantinati fino a 20 metri di profondità e in lunghezza, dove non si riesce ad arrivare vicino al mezzo, fino a 100 metri di distanza. Potenza di un macchinario come questo, posso immaginare che imprese edili e professionisti siano rimasti molto colpiti, come tanti curiosi. Sì, a dire la verità siamo molto soddisfatti perché c'è stato un grosso interessamento, nonostante sia già 5 anni che facciamo questa manifestazione, ma c'è sempre, diciamo che riusciamo sempre a stupire, perché in effetti non è ancora molto conosciuto, nonostante diciamo la nostra piccola pubblicità che abbiamo fatto, ma tutti ci dicono che l'avessero saputo prima ci avrebbero chiamati, e noi a dire la verità riceviamo delle chiamate tutto l'anno perché ci hanno visto qua, hanno visto, cioè un conto è raccontare la macchina, un conto è vederla in azione, qua possiamo farla vedere in azione. Diciamo che quello che i nostri amici, magari i privati, hanno apprezzato l'interno e stanno apprezzando in questi giorni l'interno insieme a Roberto Elvira, che stanno girando per gli stand, diciamo che le imprese edili, i professionisti sicuramente, oltre che i privati, a proprio uso nelle proprie abitazioni, fondamentalmente un macchinario come questo è chiaro che colpisce molto.
Siamo con l'architetto Marco Riccardini di Skyline SRL, un'impresa importante a Torino per le ristrutturazioni. Vi occupate soprattutto, praticamente esclusivamente, di condomini. Cosa fate? Piacere, sono l'architetto Riccardini. Noi facciamo da 10 anni restauri conservativi condominiali. Abbiamo iniziato nel lontano 2007, quindi facciamo 10 anni in quest'anno e siamo cresciuti pian piano. Nonostante la crisi, il nostro fatturato è aumentato, il nostro personale è aumentato e anche il numero di amministratori che ci chiamano, quindi sono i nostri clienti. Noi diamo un servizio a 360 gradi per quello che riguarda i condomini, quindi partendo, diciamo così, dalla copertura, quindi rifacimento, ecoibentazione di coperture, alla pulizia, all'isolamento delle pareti perimetrali, al restauro, quindi di elementi architettonici, anche di facciate d'epoca, come possiamo vedere in queste immagini, impermeabilizzazioni, posa di linea vita, e fino ad arrivare alle rampe, quindi ai cortili, impermeabilizzazioni in cortili, e tutto quello che riguarda appunto il mondo del condominio. Siamo un'impresa certificata ISO 9001 e SOA per appalti pubblici fino a 3 milioni di euro, quindi diciamo che abbiamo una solidità tale che ci permette di anche fare dei dilazionamenti e pagamenti, dei dilazionamenti ai condomini per poter appunto ottenere le commesse più facilmente. Ecco, veniamo subito a questo ragionamento perché è importantissimo oggi, soprattutto con il risparmio energetico, quindi coibentare e anche abbellire un po' i nostri condomini perché valgono di più, però a volte mancano i soldi, magari non ci sono tutti in una volta, voi avete una soluzione. Parliamo di finanziamenti e in questo caso la nostra società è in grado di dilazionare l'importo lavori fino a 24 rate per importi fino ai 100.000 euro, e quando invece le rate iniziano a diventare l'esigenza, quindi gli importi più alti, abbiamo delle partnership con dei primari istituti bancari. La tua è un'azienda seria che lavora bene, che dà anche delle possibilità di finanziamento, ma molte volte i condomini chiedono a noi amministratori, sì, tutto bene, e se poi qualcosa va storto, che ci sono dei lavori da rifare, che garanzie ci sono? Scala in costruzione dà la possibilità di garantire i propri lavori con delle polizze a rimpiazzo opere decennali rilasciate direttamente dalle mutuo. Abbiamo una convenzione quadro che permette appunto a fine lavori il rilascio di una garanzia, proprio che durante i lavori veniamo seguiti dagli ingegneri di parte terza, appunto, che Reale Mutua vuole che vengano a controllare i lavori, dopodiché dopo il rilascio di alcuni rapportini a favore della Reale Mutua, la stessa garantisce i nostri lavori 10 anni, quindi non sono più garanzie a parole. Quindi l'SRL sappiamo tutti che purtroppo quei tempi che corrono, oggi ci sono, domani non ci sono più, invece con una garanzia assicurativa pagata in anticipo da noi, il condominio è sicuro di essere riconosciuti i propri lavori per 10 anni, nonostante che la ditta non ci sia più. Marco, ci parlavi prima anche di un altro prodotto molto particolare e molto innovativo. Sì, qua a Restruttura siamo in partnership con la Sto Italia. La Sto è una casa produttrice di cappotti dal 1835, è nata in Germania e fa solo cappotti. In questo caso hanno inventato questo nuovo tipo di creare un rivestimento, quindi che va a coibentare le pareti in muratura dei nostri condomini, possono essere anche casette private, e la particolarità è quella appunto che non ci sono opere murarie da effettuare assolutamente. Possiamo andare a addossare questo cappotto anche a pareti che hanno dei problemi, quindi hanno, come vedete nel video, intonaci magari degradati oppure piastrelle in clinker, quindi ci andiamo direttamente a tassellare con questi tasselli ad elica alla struttura. Un'altra caratteristica principale appunto è che queste eliche permettono di mettere in bolla anche eventuali superfici che non sono planari, quindi abbiamo fino a 7 cm di registro, e all'interno di questo spazio che si può creare appunto quando una parete non è in bolla, andiamo a mettere del materiale coibente che va a riempire questo, che può essere della lana di vetro oppure anche della schiuma. Quindi è innovativo perché permette appunto di non fare opere edili,
e di andare ad addossare direttamente il cappotto, con vantaggi per quanto riguarda sia in cantiere appunto a livello di opere edili, sia a livello di risparmio per il condominio stesso. Andrea, poco fa mi hai detto che mi avresti portato in uno stand straordinario. Sì, perché qui col fatto noi di occuparci di ristrutturazioni, di progettazione di interni, a Ristruttura abbiamo ovviamente, come dicevamo prima, diversi partner, no? Certo. Nello specifico abbiamo aziende più di grosse dimensioni, per quanto riguarda gli serramenti piuttosto che complementi di interni, ma è sempre più importante per chi come noi fa un'attività di ristrutturazione di una, diciamo, di un intervento di alto livello, avere dei professionisti a fianco che siano molto molto competenti. Uno stand molto particolare riguarda la decorazione di interni, direi possiamo andare a vedere lo stand nello specifico. Sono De Maria e Torre di MT che sono il, come specifici professionisti del restauro delle decorazioni e della realizzazione di nuove decorazioni per arricchire appartamenti di un certo importanza, di un certo prestigio. Direi li incontriamo e vediamo un attimino quanto sono bravi. Ciao Camilla, ciao Domenico. Direi la cosa più semplice è raccontare ai nostri amici a casa le caratteristiche della vostra attività. Sì, dunque, noi siamo specializzati nella alta decorazione o decorazioni di pregio, come si vuole dire. E quindi la decorazione ex novo su progetti originali, questo sia negli interni sia sulle facciate. E veniamo dal mondo del restauro, per cui grazie all'esperienza nel restauro dei dipinti murali abbiamo conosciuto da vicino tutte le tecniche storiche e gli stili storici e anche i colori antichi, e per cui grazie a questa esperienza siamo anche in grado di riprodurre decorazioni classiche molto fedeli sia dal punto di vista stilistico che cromatico. E diciamo che quando un cliente viene da noi per chiederci, per dirci vorrei decorare un soffitto, una facciata, allora noi stiamo attenti al tipo di ambiente, all'epoca della casa o della facciata, e discutendo e concordando col cliente riusciamo a arrivare a una soluzione che sia corretta per il tipo di ambiente e il tipo di casa. E siamo in grado di riprodurre decorazioni in stile di qualsiasi tipo, abbiamo eseguito decorazioni a grottesca, chinoiserie, trompe-l'œil di tipo classico, vuoi aggiungere qualcosa, sì. Architettonico? Siamo pronti a fare anche tante altre cose. Altri tipi di decorazione. Molto spesso decoriamo a calce con pigmenti naturali, diciamo questa è la tecnica che noi prediligiamo, quindi pigmenti naturali in polvere. L'altra che sono queste le terre naturali. Un'altra nostra particolarità e specialità è la progettazione di orologi solari, dal calcolo all'esecuzione diciamo ornamentale dell'orologio solare. Quindi in sostanza mi è capitato con i clienti per gli interni, ovviamente riusciamo a realizzare degli elementi molto diciamo rilevanti, di prestigio, di pregio, di grande bellezza, ma quando poi qualcuno cambia casa cosa deve fare? Ma infatti adesso questo tipo di lavoro stiamo pensando e abbiamo anche iniziato a farlo, a venire realizzati su dei pannelli che possono essere quindi rimossi e ricollocati
nella nuova locazione. Vediamo, sembrano dei bellissimi quadri. Sono dei, sì, però questi sono dei campioni da fiera, quindi hanno anche una dimensione ridotta. Uno può immaginare di comporne più assieme oppure direttamente fare un grosso telaio con delle supporti più grandi, adattati anche allo spazio, insomma. Quindi Domenico, visto che tu arrivi dal mondo del restauro ed è una caratteristica rilevante per la vostra attività, raccontaci anche questo allora. No, infatti adesso sembra che facciamo esclusivamente alta decorazione, forse è la cosa che ci piace di più fare perché è entusiasmante, ci dà delle soddisfazioni particolari, ma in realtà continuiamo e anche molto a lavorare nel restauro, quindi quello un soffitto, soprattutto i soffitti chiedono in questo periodo, che ha avuto dei danni, insomma il tempo è quello che è, sono lavori che facciamo normalmente, anche delle chiese, in questo momento ci sono meno finanziamenti, si è lavorato un po' poco sulle chiese, però adesso sta tornando qualcosa, abbiamo una chiesetta in questo momento che stiamo, anzi due, che stiamo, su cui stiamo lavorando. Dico, nella mia esperienza, avendo visto tante case zona Crocetta, zona centro di Torino, sovente si trovano delle zone, no, di soffitto che si intravede la bellezza di quello che fu un tempo, e quindi sicuramente in quel caso avere dei professionisti qualificati, capaci come voi, diventa un argomento per abbellire una casa, per completarla in maniera, direi, al meglio possibile. Quando una casa di proprietà scopre di avere questi dipinti, fa anche un buon affare alla lunga distanza a scoprirli, in effetti. Grazie mille, grazie a tutte e due ancora e buona continuazione con il vostro stand allora. Ciao, grazie. Siamo a Restruttura, 30ª edizione. Ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile sedersi qui con il nostro amico Vico di Edilvico per vedere, sei diventato anche un po' una cartina di tornasole per capire come sta andando il settore. Dalla partecipazione quest'anno mi sembra che ci sia un miglioramento nel settore di ristrutturazioni. Il tuo campo non penso abbia mai avuto grandi crolli, però dimmi se tu hai percepito che comincia a migliorare. Sì, 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 abbiamo percepito che comunque incomincia già a migliorare, però la crisi c'è stata anche per tutti, perché comunque non è facile. Però nel nostro settore, tra i restauri e tutti i nostri lavori che facciamo col mattone, volte, pavimenti, tutte le case di rivestimenti, si è stato un mese a questa parte o due, si è molte più chiamate ho avuto, quindi speriamo in bene. Allora, speriamo di aver portato bene anche un po' noi con le nostre trasmissioni e gli aperitivi di Vico, che sono sempre eccezionali e che, siccome gli altri non le fanno, voglio dire, no? Secondo me tu porti bene perché sei una persona che sorride sempre come me, no? E quindi bisogna rapportarsi così sempre, e adesso che andrà un po' meglio. Speriamo che porti bene gli aperitivi. Andrea, siamo proprio frontalmente una magnifica vasca idromassaggio. Eh?
Finalmente. Finalmente, insomma, una vasca molto particolare, molto ampia per più postazioni, per condividere un momento di relax. Sì, diciamo che è carino che abbiamo aspettato che si allontanasse un attimo Roberto per fare subito la vasca, piuttosto che magari qualche doccia qua intorno prima che venisse lui, no, a esagerare con le sue battute. Detto questo, però sì, diciamo che è emozionante, no, come effetto quello della vasca, perché sempre più è rilevante l'aspetto emozionale che ha assunto questa stanza all'interno delle abitazioni. Sempre più sovente nelle situazioni che ci vengono chieste, ma in generale che vengono chieste a tanti colleghi che si occupano di interni, assume molta molta importanza la sala da bagno o anche soltanto un bagno, però con delle esigenze, con delle caratteristiche che sono assolutamente superiori come aspettative rispetto a quelle che erano anche soltanto 10-20 anni fa. Quindi oggi la sala da bagno, come la cucina, è diventato un ambiente importantissimo, possiamo dire ormai a pari livello sicuramente, con aspetti tecnici ed estetici molto molto importanti, con aspetti funzionali sempre più rilevanti, ma soprattutto con un aspetto emozionale. Cioè il bagno oggi non è più l'ambiente in cui ci si chiude con la porta chiusa per evitare occhi indiscreti, ma è un ambiente da vivere giorno e notte, secondo gli orari poi della famiglia, di ognuno di noi, ma per rilassarsi e per stare finalmente bene con se stessi e qualche volta magari anche con gli altri. Andrea, in queste 6 stagioni di Casa a Tutti i Costi abbiamo visto vari tipi di docce, vari formati, ma una doccia così io non l'avevo ancora vista. Straordinaria, particolare, originalissima. Sì, ormai dicevamo prima, no? L'importante dell'emozione e di quant'altro. Questo è un prodotto Jacuzzi, quindi voglio dire un nome che tutti conosciamo, associamo magari alle vasche, idromassaggio, che viene dalla vasca Jacuzzi, è il nome, no, con cui è famosa nel mondo. E qui è chiaro che abbiamo adesso un discorso rilevante a livello estetico, molto rilevante, come del resto magari con costi meno importanti possiamo poi vedere tutti gli altri elementi che ancora compongono il bagno. Nuovi modelli, nuove grandezze, ma anche nuovi materiali. Ecco Andrea, stavo notando questa particolarità di questi lavabi. Siamo abituati a vedere il lavandino di colore bianco, ma noto che in questo caso c'è un lavabo particolare, sembra quasi dipinto. Sì, adesso i materiali che vengono utilizzati in cucina sono sempre più tecnici, quindi materiali resinosi che permettono di fare sia il piano di lavoro quanto il lavabo nello stesso materiale. E poi come eravamo abituati negli anni 60, 70, no? Ad avere i sanitari colorati, no? Ecco, allora in questo senso vediamo adesso tornare di voglia, perché è una questione ciclica, quindi i colori tornano, ecco che allora cominciamo ad avere aziende che hanno investito per fornire ai propri clienti e soddisfare le loro esigenze con dei sanitari colorati, appunto, diciamo. Quindi abbiamo, normalmente andiamo magari su toni nuance del tortora, che sono quelli del grigio, che sono poi quei toni tra il grigio e il beige che consentono, insomma, di abbinare facilmente al resto, però abbiamo oggettivamente tanti colori che si prestano a questo utilizzo. Le aziende in questo senso stanno soddisfando una richiesta che evidentemente il mercato richiede. Quindi un bagno personalizzato per ogni persona. Com'è andata col pubblico? Molto molto bene, devo dire che è una manifestazione frizzante con molti espositori, molte proposte, molto confronto, secondo me è una bella edizione da non mancare. Io ho girato un po', ho visto in molti espositori un po' la gioia che sembra che ci sia un po' di ripresa, hai avuto questa sensazione che ci sia un po' di ripresa economica, quindi anche più voglia di venire in fiera. È proprio questo che ha dato il frizzante a questa edizione, è il primo giorno, è vero, ma si vede subito, e quindi direi che proprio quello che hai detto è perfettamente la realtà.